Ed eccoci qui per la recensione della collezione MILF di Mulac. Io vi faccio vedere i due prodotti che ho preso io. Io ho preso la palette e un rossetto. Ho come rossetto, questo sarebbe il pack esterno, ho preso Mom Ster numero 62. Questo sarebbe il rossetto che ho preso io. E questa sarebbe la palette. Allora, per quanto riguarda la palette, si apre così a scorrimento. La palette è in cartone, si apre, c'è la solita pellicola di protezione e questa si potrebbe piegare. Io la piego così perché è facile arrivare a questo punto, però da questo punto in poi si deve un po' spingere di più. C'è un grande specchio, molto utile. E queste sono le colorazioni di questa palette. Allora, ci sono colorazioni opache, molto utile questa colorazione opaca per l'arcata sopraccigliare. Ci sono colori da transizione che sul mio tipo di incarnato vanno bene e ci sono colori da profondità che per secondo me vanno molto bene, che sono quelli che metto qui alla fine. Poi ci sono colorazioni shimmer e c'è questa riga centrale che è più metallizzato, sono più colori luminosi. Però rispetto a questi shimmer, specialmente questo e questo, sono alquanto granulosi toccandoli con le dita, mentre gli altri sono più soffici. Comunque queste sarebbero le colorazioni e questo colore si chiama MILF, come la palette, che è anche quello che ho su. Volevo anche farvi vedere il pack del rossetto. Questo qui sarebbe il pack del rossetto, il rossetto sarebbe questo qui, che sarebbe anche quello che ho indosso. Come colorazione, questo, sto Mom Ster, farebbe parte della nuova texture che hanno creato, ma come colorazione, da degli swatch che mi sono vista in giro, è molto simile alla colorazione MILF, solamente che questo ha una parte di lucidità, diciamo, è più luminoso, non è proprio opaco, e questo sarebbe il rossetto. E che vi devo dire? Allora, io di questa palette ho utilizzato tutti gli ombretti, se proseguite il video vedete i funzioni tutti gli ombretti. In totale mi sono fatta 8 make up. C'è un po' di fallout nell'utilizzare specialmente questa riga centrale. Io mi trovo ad avere dei pezzettini, specialmente di brillantini, che mi cadono. E come durata c'è, mi sono trovata bene, che ho visto che durano, però vi devo dire, come ve lo ripeto sempre per chi mi segue, che sul mio formato d'occhio metto sempre un po' di primer. In questo caso ho utilizzato il primer di Anastasia Beverly Hills e vi devo dire che così riesco a fare tenere di più gli ombretti, ma è una cosa in generale che utilizzo sempre il primer. Comunque il resto li trovo molto sfumabili, si sfumano bene. Questa parte centrale, anche se sono così luminosi, si riescono a prendere anche con il pennello, non è proprio necessario utilizzare le dita, anche se con le dita è molto più semplice applicarli, però come l'angolino qui interno, che si fa un po' fatica con le dita ad essere precisi, io ci sono riuscita ad utilizzarli con il pennello. Molto particolare trovo questo colore da piega, che è quello che mi sono messa anche adesso, ed è questo color senape, che secondo me chiama molto il periodo autunnale. E ho preferito prenderlo da Mulac, dal sito di Pinalli, perché con Mulac ho avuto dei problemi con un ordine precedente, nel senso che mi avevano perso l'ordine e ho dovuto mandare le credenziali, che l'avevo pagato via PayPal,
perché secondo loro io non avevo fatto nessun tipo di acquisto e mandando questo credenziale hanno trovato che avevo preso qualcosa dal sito ufficiale. Da quella volta, se trovo i prodotti da Pinalli, preferisco, anche perché, come in questo caso, sia dal sito ufficiale che da Pinalli era scontata, non so se lo sia ancora, del 15%. Per cui hanno fatto lo stesso sconto e ho preferito prenderla da un sito che mi dà più fiducia per un mio percorso di acquisti che ho fatto. Ok, questa qui sarebbe la palette, questo sarebbe il rossetto. Se vi interessa vedere in funzione questi prodotti, proseguite nella visione del video. E vi dico anche che alla fine potete trovare sia una foto degli swatch di questa palette che una foto dello swatch del rossetto. Ed eccoci qui per la prima clip di questa palette. Allora, utilizzo il panno nell'arcata sopraccigliare che lo utilizzerò in tutte le clip che farò. Su di me lo vedo un colore molto simile al mio incarnato, vedete, di qua c'è e di qua non c'è. Ci ho già messo il primer, quello di Anastasia Beverly Hills, ma comunque questo colore mi sembra che non si noti moltissimo, fa giusto quell'effetto di uniformare la palpebra, ma essendo che ci ho messo il primer forse non si nota neanche molto. Proviamo dall'altro occhio, ma mi sembra proprio che l'effetto sia quello di non vedersi moltissimo, ma dipende anche dal tipo di incarnato che sia. Adesso, come piega, su un occhio volevo usare questo colore, mentre su un altro occhio volevo provare questo color senape. Vediamo che effetto che fa. Inizio intanto con questo colore che è più naturale, più un colore normale da piega. Come vedete, questo è un colore quasi, tra virgolette, classico da fare la piega. Proviamo il senape di qua. E diciamo che anche il senape non è niente male. Pensando al periodo autunnale e invernale, ci sta un colore di questo tipo sulla piega. Adesso nella palpebra mobile su un occhio volevo usare questo colore qui, mentre sull'altro occhio volevo provare a mettere questo colore qui, che questo mi sembra più meno luminoso, mentre questi, specialmente se vedete anche qui tutta la riga, qui ci sono degli altri shimmer, però questi sono più luminosi, allora volevo provare a mettere questo. Inizio con questo che lo abbino a questa piega. Come prima passata che l'ho messo con il pennello, vedete che già si nota il colore. Adesso lo provo con le dita nel restante dell'occhio e vi devo dire che niente male questa colorazione. Nell'altro occhio provo l'altra colorazione. E anche questa qui vi devo dire che ha scritto bene con il pennello. Lo prendo il colore con le dita, faccio qui la parte centrale e questo sarebbe l'occhio fatto, qui vedete entrambi gli occhi fatti con questi due colori. In teoria questo dovrebbe essere meno luminoso e da cialdina questo dovrebbe essere quello più luminoso. Questo comunque è l'effetto che fa sui miei occhi. Adesso, come parte finale di fare il punto qui di profondità dell'occhio, uso su un trucco questo. Praticamente questo lo uso dove ho usato questo e questo, alla fine uso questo. Mentre nell'altro occhio che ho usato questo shimmer qui, utilizzo questo nella parte finale. Inizio con questo rosso mattone.
questo qui mi ricorda molto un colore natalizio, sono quei colori rosso mattone che si usano, mi ricordano i rossetti o le palette anche di Too Faced che tende ad utilizzare questo tipo di tonalità. Ma come vedete, questa che vedete adesso è la prima passata e già ha dato colore. Io adesso, per un mio sfizio, qui ne aggiungo dell'altro, però vedete che ha scritto. E nell'altro occhio mettiamo questo. E anche questo colore, come vedete, ho fatto una sola passata e vedete che ha scritto. Queste sono le prime due proposte. Metto il mascara e rossetto e torno. E questo qui sarebbe l'effetto di questo make-up con messo su il mascara. Vi devo dire che come prime due proposte mi piace come lavora la palette. Ha scritto subito, sono pigmentati i colori, sono anche alquanto luminosi qui all'inizio, che è quello che mi piace avere. Qui la parte finale hanno scritto, per cui per il momento sono soddisfatta. Eccomi qui a immagine intera. Allora, volevo dirvi che come mascara ho utilizzato questo qui di KVD Vegan Beauty, è una mini taglia, mentre sulle labbra ho utilizzato l'unico rossetto che ho preso di questa collezione, che si chiama Momster, e questa sarebbe la colorazione sulle mie labbra. Ok, allora come prima proposta io mi sento soddisfatta del risultato che ho ottenuto, come prime due proposte mi sento soddisfatta del risultato che ho ottenuto di questi due look. Ci vediamo nella prossima clip per continuare a utilizzare le altre cialdine della palette. Ed eccoci qui per un'altra clip di questa palette. Ho già messo il panno nell'arcata sopraccigliare, adesso in entrambi gli occhi volevo provare a fare la piega con questo colore. Non lo so se mi vada bene, che non sia troppo scuro, però lo provo. E invece mi va bene, da cialda avevo paura che fosse troppo scuro, questa è semplicemente una passata di colore, però qualcosa si vede, anzi posso tranquillamente aggiungerne altro. E questo è il risultato con due pucciate nella cialdina di colore. Faccio anche l'altro occhio uguale. Adesso nella palpebra mobile volevo utilizzare questo e questo, che sono due shimmerini abbastanza scuri, per cui li metto a palpebra piena. Allora inizio con il verde. Come primo step lo metto con il pennello. E come vedete il colore scrive. Non lo vedo molto omogeneo, ma ci faccio una seconda passata ed ecco risolto il problema dell'omogeneità. E questo sarebbe il colore. Lo applico nel resto della palpebra con le dita. Lo sento un po' granuloso prendendolo con le dita. E anche passandolo con le dita sulla palpebra sento questo sentore di granelli. Nella parte esterna mi aiuto con il pennellino e faccio qui l'angolo esterno. Ok, questo è un occhio fatto, adesso faccio anche l'altro con l'altro colore, questo qui che è più un grigino. Una cosa prima di fare l'altro occhio, vi faccio vedere che il lito è rimasto un po' macchiato di verde. Anche in questo caso lo faccio prima con il pennellino. Anche qui faccio due passate giusto per dare sia più intensità che omogeneizzare di più il colore. Lo prendo con le dita, questo sarebbe il colore, e faccio il resto dell'occhio. Ecco, rispetto a quello verde, questo grigio lo sento meno granuloso. È più scorrevole sulla palpebra. Termino la parte esterna con il pennello.
E questi qui sarebbero i due occhi fatti a palpebra piena con due scimerini scuri. Metto il mascara rossetto e vi ci vediamo dopo. Questo è il risultato con il mascara messo. Beh, l'effetto non è niente niente male, sono carini entrambi, non li vedo, essendo che sono luminosi, sono colori scuri che potrei utilizzare più volentieri perché hanno delle pagliuzze luminose che non mi incupiscono l'occhio come altre cialdine che ho provato anche di altre palette. Questo è a viso intero, rossetto e mascara sono gli stessi della clip precedente e questo sarebbe il risultato per questi due make up. Ok, io questa clip la chiudo qui e ci vediamo nella prossima clip utilizzando altri ombretti della palette. Ed eccoci qui per un'altra clip. Allora, ho già messo nell'arcata sopraccigliare questo e ho deciso di fare la piega, rifare la piega con questo senape che per me è un colore, diciamo, nuovo da mettere sulla piega e ho deciso di rimetterlo. Adesso nella palpebra mobile metto su un occhio questo e su un occhio questo. Inizio con questo. Questo è più uno shimmer, questo è più metallizzato, è più, vedete anche dalle cialdine, più luminoso. Allora inizio con questo. La prima parte l'ho messa con il pennello, adesso prendo il dito, questa sarebbe la colorazione, e faccio il resto dell'occhio. Questa è una colorazione che sulla mia carnagione si nota, però è meno visibile di altri. La stessa cosa faccio nell'altro occhio, prima parto con il pennello e poi con le dita. E questo colore quasi quasi lo anche, beh, intanto volevo dirvi che lo considero quasi un colore che si può fare a palpebra piena questo colore, ma volevo dirvi che come il verde che ho utilizzato precedentemente, anche questo al tatto è un po' granuloso. Ed ecco questi due scimerini messi, uno più scimmio, uno più metallizzato. E adesso nella parte finale volevo mettere questo colore, che è uno degli opachi scuri. Diciamo che utilizzo questo, anzi forse lo considero quasi l'opaco più scuro che c'è sulla palette. E anche questo qui con un'unica passata sono riuscita già a dare un bel punto di profondità a quest'occhio. Non so nemmeno io se provare leggermente ad aggiungere dell'altro, ma proprio una puntina per quanto riguarda come sono abituata a fare io. Comunque questo qui sarebbe il risultato. Faccio anche l'altro occhio. Ed ecco realizzati anche questi due make-up, metto mascara rossetto e torno. Ed ecco qui questi due look con il mascara messo e questo sarebbe il risultato. Mascara e rossetto sono sempre gli stessi, uno è quello della collezione, il Mom Ster numero 62, questo sarebbe il rossetto, questo è invece il nuovo mascara di Kiwi di Vegan Beauty e questo sarebbe il risultato di anche questi due make-up. Vi devo dire che a me piacciono, sono adatti al periodo, danno proprio un sentore di autunno a vedermi così addosso e mi piace il risultato. Ci vediamo nella prossima clip, che sarà anche l'ultima perché mi mancano giusto due ombretti che vi devo ancora far vedere, il resto li ho tutti fatti. Ed eccoci qui per l'ultima clip in cui vi faccio vedere gli ultimi due colori che mi mancano. Praticamente mi manca questo shimmer e questo shimmer, solamente che questo mi sembra più metallizzato, più glitteroso. Ho già messo l'arcata sopraccigliare e la piega l'ho fatto con questo colore, perché mi sembra che si abbini meglio sia con questo che con questo.
Allora adesso nella palpebra mobile su un occhio metto questo e su un occhio metto questo. Questo nella parte finale faccio il punto di profondità con colore scuro. Ci devo ancora pensare con questo o con questo. Però questo rosso volevo provare a farlo a palpebra piena e vedere come risulta. Intanto inizio con questo. Questo colore qui non sulla mia carnagione non è che risalti molto. Vediamo adesso quando ho messo tutto, adesso lo prendo anche con le dita. Però visto così è un trucco molto sui toni del naturale. Sì, c'è questo brillo luccichio, però è molto sul naturale. Parto anche con l'altro occhio a mettere questo colore che va sul rosso. Lo prendo con le dita. E ci faccio anche la parte qui finale. Vediamo se c'è cioè, un po' sul scuro lo è come colore. E penso di poter fare anche per un trucco veloce un occhio così con la palpebra piena di questo colore, perché volendo questo colore potrei solamente fare la parte l'ombreggiatura scura solamente con questo, perché in base a come vedo la colorazione gli altri opachi, che un altro potrebbe essere questo, me lo vedo troppo chiaro. L'unica soluzione sarebbe inscurire con questo. Comunque adesso riprendo su quest'occhio e faccio la parte finale, ci provo con questo, visto che non lo vedo troppo scuro, probabilmente ci sta anche questo nella parte finale. In effetti va bene anche questo qui come sfumatura qui scura. Come ombreggiatura scura, perché l'altro sicuramente è molto più scuro. Ed ecco qui quest'occhio molto naturale. Adesso su quest'occhio, anche se per un trucco veloce si può lasciare anche così questo rosso, però per costruirlo un po' di più volevo provare qui nella parte finale mettere questo colore che è la cialdina più scura, giusto un puntino, e vedere che effetto che fa. Forse così dice di più il trucco con questa puntina di colore qui scuro. Ed ecco fatto questi due make-up, uno più naturale, uno avete visto la differenza tra palpebra piena col rosso e l'aggiunta un po' di punto di profondità che secondo me è meglio. Metto mascara e torno. Ed eccomi qui con questo trucco, ho messo anche il mascara su queste due proposte. Ed eccomi qui, allora mascara e rossetto, gli stessi della clip precedente. Questa sarebbe anche l'ultima clip in cui vi faccio vedere gli ultimi due colori che mi mancavano da usare. E queste sarebbero le ultime due prove barra proposte per utilizzare tutti gli ombretti. Ok, adesso vi lascio alla conclusione di questo video in cui vi faccio vedere anche gli swatch. Ci vediamo nella clip successiva. Ed eccoci qui per la conclusione finale di questa palette, di questa collezione. Io ho preso la palette e un rossetto. E ok, vi lascio gli swatch alle tre foto, una, due, tre, di questa palette e anche ad uno swatch del rossetto. Funzionano questi prodotti, gli swatch della palette e del rossetto.
Credo di avergli fatto vedere un po' tutto come su di me e come io riesco più o meno a fare funzionare questi prodotti. Ok, io per questo video recensione vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!